Monsignore Egidio Miragoli, nuovo vescovo di Mondovì, ha fatto il suo solenne ingresso nella diocesi monregalese venerdì 8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. A riceverlo sulla porta della cattedrale di Piazza Maggiore il sindaco Paolo Adriano, che gli ha rivolto il saluto della città. Poi, accompagnato dai vescovi di molte diocesi piemontesi e da molti sacerdoti, è entrato nella cattedrale di Mondovì Piazza per la cerimonia di investitura. In chiesa centinaia di persone, un'intera navata di banchi era occupata da sindaci e autorità del territorio monregalese e non solo. Poi la messa con il cardinale di Torino, Cesare Nosiglia, e decine di sacerdoti. Al termine della funzione, Monsignor Miragoli ha annunciato di aver confermato nel ruolo di vicario generale Monsignor Bartolomeo Bessone e gli uffici di tutte le parrocchie appartenenti alla diocesi. Mi sento con voi, uno di voi, ha detto Monsignor Egidio Miragoli ai tanti fedeli presenti venerdì 8 dicembre al suo insediamento in diocesi. Fra i fedeli anche un gruppo da Lodi, dove per anni Monsignor Miragoli ha retto la parrocchia di Santa Francesca Cabrini. Non potevate avere un vescovo migliore, hanno detto ai monregalesi. Tenetevelo buono. Come ha annunciato, non soggiornerà nel vescovado, dove terrà solo l'ufficio della diocesi, ma nel vicino istituto di Santa Teresa.